Intercettarle però è davvero difficile, persino Einstein non era convinto che fosse possibile. Come mai? È così difficile perché l'intensità del campo gravitazionale, come diciamo tecnicamente la costante d'accoppiamento delle interazioni gravitazionali, è estremamente bassa e quindi l'effetto delle onde gravitazionali è molto molto debole. Ed è per questo che noi siamo certi di non riuscire a produrre in laboratorio, neanche con esplosioni atomiche, delle onde gravitazionali rivelabili. E quindi ci rivolgiamo alle onde gravitazionali che sono prodotte da fenomeni astrofisici in cui sono coinvolte masse grandi come la massa del Sole, che si muovono con accelerazioni assolutamente incredibili come quelle durante l'esplosione di una supernova o la coalescenza di una stella binaria. Come state cercando di catturare queste onde gravitazionali? Le onde gravitazionali, che sono un campo gravitazionale oscillante, producono delle deformazioni dello spazio-tempo che sono oscillanti, che variano nel tempo. Quindi noi cerchiamo di misurare come lo spazio-tempo, lo spazio in particolare, oscilla al passaggio delle onde gravitazionali e tentiamo di fare questo mediante degli interferometri ottici per monitorare la stabilità dello spazio in due direzioni. Quindi lanciamo due fasci di luce in due direzioni perpendicolari, li facciamo riflettere su degli specchi che si trovano a distanza di alcuni chilometri, i fasci di luce che ritornano dai due bracci quando non sono perturbati da onde gravitazionali, arrivano sfasati e quindi si annullano e noi non vediamo alcun segnale in uscita dall'interferometro. Dal passaggio di onde gravitazionali la lunghezza dei due bracci viene alterata, quindi l'interferenza distruttiva realizzata fra i fasci di luce che ritornano indietro dai due bracci non è più tale e quindi vediamo un piccolo segnale luminoso oscillante che ci testimonia il passaggio delle onde gravitazionali. Però questo segnale fino ad ora non è mai stato osservato. Esattamente, non è mai stato osservato e noi osserviamo dei piccoli segnali di questo tempo perché facciamo dei run di calibrazione, quindi noi facciamo muovere artificialmente i nostri specchi per simulare l'effetto delle onde gravitazionali e vediamo in questo modo se siamo capaci di accorgerci di questi minimi spostamenti. Ma professore, di che ordine di grandezza è la differenza di lunghezza che vi aspettate che si manifesti nei bracci dei vostri interferometri? È una differenza di lunghezza che mi vergogno quasi a dire, nel senso che su bracci di 3 km di lunghezza, come abbiamo noi a Virgo, a Cascina, vicino a Pisa, ci aspettiamo vari spostamenti degli specchi a livello di 10 alla meno 18 metri, il che vuol dire un miliardesimo di metro. Quindi molto più piccoli di il raggio di un nucleo atomico. Occorrerà una sensibilità ancora maggiore? Sì, occorrerà una sensibilità maggiore di quella che abbiamo attualmente. Attualmente abbiamo una sensibilità che ci permetterebbe di vedere, di captare l'effetto di onde gravitazionali prodotte da collassi stellari fino a una distanza di circa 30 milioni di anni luce da noi. Ma in questo modo esploriamo quello che succede soltanto in alcune decine di galassie, il che non è sufficiente. Dobbiamo riuscire a esplorare quello che succede in alcune migliaia di galassie per avere una probabilità di vedere eventi di onde gravitazionali molte volte in un anno di osservazione.